Bene, a questo punto sono terminate le relazioni della mattina e si apre la discussione, una discussione che sarà ovviamente un po' complessa e articolata dal momento che sono 22 gli interventi che sono messi sul tavolo per le eventuali domande. Per organizzare meglio la discussione io pregherei i relatori di prendere posto magari in sedie qui vicine, chiederei al professor Schreiner, che è stato un po' la prima anima di questa iniziativa, stavo chiedendo al professor Schreiner, che è stato un po' la prima anima di questa iniziativa così ben riuscita, se può venire anche lui qui a aiutare nella gestione della discussione. Lo stesso chiederei ai rappresentanti delle istituzioni di conservazione, la dottoressa Poletto che è già qua e il dottor Marco Ceriana, se vuole accomodarsi per darci una mano nel gestire questa discussione. Qua servirà naturalmente il microfono a gelato. Chiediamo subito, preferirei che tu fossi qui al mio fianco, mi sentirei più sicuro. In che In tutti i senso che non si sensi, nel tenere a bada tutto questo tutto mondo di Bessarione che è diventato una specie di e a universo. lei di tenere in mano, presidente della sezione, va bene. No, ma un presidente debole a fronte di chi è venuto a sedersi qua. Quindi chiedo subito se ci sono domande, interventi, questioni che vogliono essere riprese o anche se da parte vostra ci sono questioni che volete introdurre in Sì, discussione, ma c'è già una domanda. professoressa Malteso. Vorrei chiedere le ultime icone che ha mostrato dell'Istituto Ellenico, cioè una Madonna, l'icona della Madonna e il Cristo. Cosa c'entrano queste icone con Vasarione? Perché secondo l'inventario del 500 che è conservato all'archivio dell'Istituto Ellenico, questa icona è stata donata da Anna Paleologhina Notarà. E molto probabilmente anche la seconda icona del XV secolo, anche essa è stata donata da Paleologhina Notarà. Allora non c'è Ione. Ma Anche qui, se è sì, più comodo più c'è anche vicino. questo. Questo funziona? L'ho premesso, infatti è una serie di legami, di segnali in qualche modo, di oggetti legati alla figura, al nome, in qualche modo alla presenza appunto di Bessarione. L'ho premesso, in realtà sono state citate solamente perché volevo dare un'idea in qualche modo della tipologia di oggetti che si muovono insomma intorno alla figura di Bessarione. Dovendo partire per la ricostruzione della collezione da elenchi, quindi gli elenchi che ho citato, quindi da fonti documentarie, mi sembrava utile dare un'idea della tipologia di materiale, quindi citarle in questo contesto. Quindi da questo punto di vista sono stati tirati in ballo appunto da questo punto di vista, solamente da questo punto di vista. Bene, grazie. Antonio Rigo, Rigo. forse ti conviene venire qua che sei più vicino. Siete Tutto. in 22, Bene. solo oggi pomeriggio non può essere discusso qua. Allora, io lasciando stare la collezione di Bessarione, tornerei alla Stavroteca. Ne avevo parlato tanto, ma è il centro delle giornate. E partirei da elementi molto importanti che sono stati presentati, discussi qui, che sono dei dati essenziali e mi rifaccio, Petro Schreiner sa già dove vado a parare, e mi rifaccio alla relazione di Petro Schreiner di ieri e alle sue, a proposito dell'iscrizione, e la sua proposta dal punto di vista storico e prosopografico.
Allora, in merito voglio fare due osservazioni perché ci sono due personaggi in questione, una è Irene e una è lo pneumaticos Gregorio. Allora, sono perfettamente d'accordo, cioè mi sembra molto convincente l'identificazione di Irene che ha proposto Peter Schreiner. E la seconda interpretazione è, a mio avviso, pone dei problemi. E ci sono degli elementi ulteriori a favore dell'identificazione con Palamas proposta, ipotizzata da Peter Schreiner, ovvero Gregorio Palamas, soprattutto nel 1947, cioè subito dopo la fine della guerra civile, è molto legato a Matteo Cantacuzeno, cioè con l'ala dura del partito cantacuzenista che non vuole compromessi con la reggenza e quindi Amen. con Anna, cioè, vogliono regolare i conti fino alla fine, tant'è che Palamas se ne sta a Adrianopoli con Matteo Cantacuzeno, non sta con Giovanni VI. Quindi questo è a favore. A favore c'è anche che di Palamas abbiamo una lettera di direzione spirituale a una monaca, alla monaca Xeni, che era con delle figlie del grande imperatore, probabilmente di Andronico II. Seconda. Quindi Gregorio come pneumaticos di monache o di nobil donne. È l'esponente di una tradizione che è molto di una cosa che è molto forte nel XIV secolo, cioè monaci o metropoliti che sono padri spirituali di monache o anche di nobil donne laiche. L'ultimo esempio è la figlia del Granduca Notaras, dopo essere rimasta vedova. Tutto questo va a favore, ulteriormente, della ipotesi presentata ieri, però c'è un elemento che a me fa difficoltà, che volevo un attimo sottolineare, mi permetto di sottolinearlo, qui. L'iscrizione dice dello pneumaticos Gregorio. Quindi è di Gregorio. Allora, Gregorio è a Tessalonica. Muore a Tessalonica come metropolita. La croce, stando a quanto ha segnalato ieri Peter Schreiner, è a Costantinopoli, imperatori e patriarchi. Secondo me è il passaggio Tessalonica-Costantinopoli che fa problemi. Naturalmente, grazie per la domanda di cui abbiamo già parlato un po' tra di noi ieri, ma sono contento che l'ha fatta questa domanda anche pubblicamente. Senz'altro mi sono reso conto di questa problematica che questa croce se ha appartenuto a questo Gregorio, dunque a Gregorio Palamas. Con la morte di Gregorio nel 59, sembra che sia rimasta a Tessalonica. E certamente si può chiedere come è venuta, o con chi, non come, ma con chi, in quale maniera è venuta da Tessalonica a Costantinopoli, perché evidentemente, come dice anche il testo di questo contratto della Scuola Grande, evidentemente è stato per anni in mano dei patriarchi di Costantinopoli e degli imperatori. Dunque, francamente detto, è per questo anche sottolineato che questo Gregorio, identificarlo con Gregorio Palamas è soltanto un'ipotesi. Ci sono in questo periodo, io anche un momentino ho cercato proprio in questo periodo altre persone ecclesiastiche di importanza che avrebbero avuto il nome di
Gregorio, ma non è a me non è venuto nessuno in mente. Dunque questo è certamente un per una prova concreta, naturalmente è un punto debole della mia ipotesi sempre. D'altra parte, naturalmente, legami tra Tessalonica e Costantinopoli sono state fino alla, almeno fino alla prima presa di Tessalonica, sempre molto attivi. Poi c'era per esempio il figlio di un imperatore, Manuele II, per un certo, per un anno, due anni, è stato nella qualità di despota, praticamente stato governatore di Tessalonica. Anche questa è una possibilità, perché noi non sappiamo quando questa croce è venuta esattamente a Costantinopoli. Se, io non sono molto convinto, questa è stata un'idea che mi è venuta soltanto ieri dopo la bella conferenza di Nino Hatzidaki, se queste tavole sulla Stauroteca sono attribuibili, quello che mi sembra molto convincente, come non storico dell'arte non posso, posso dire soltanto molto convincente, perché non posso avere un'altra opinione, non l'ho mai avuto, se queste tavole, queste icone sono della fine del XIV secolo. Allora già in questi tempi, cos'è la fine degli anni 80 o anni 70, la Stauroteca è stata fabbricata come tale a Costantinopoli. Allora anche in questa, allora in quest'epoca la croce è già stata lì. Dunque vorrei terminare qui, perché tutt'altro sarebbe più di una ipotesi, anche fantasia, si può dire. La differenza tra ipotesi e fantasia non è troppo grande sempre, questo si sa, però do completamente ragione a lei che questo è un punto debole, ma tra tanti punti forti può essere anche un punto debole. Prego. La fanno lavorare poco, signorina, come vede. No, io vorrei ritornare un attimo a Besarione collezionista, che è una definizione che mi ha molto colpito, nel senso che è molto utile raccogliere tutto quello che lui ha messo insieme, ma non bisogna dimenticare, la relazione che abbiamo sentito ne dà la prova, che tutto quello che lui ha raccolto è materia liturgica, è materia di biblioteca, di libri, di scritti. Non c'è un oggetto profano. Lo stesso epigramma in Hortum Bessarionis riguarda, non come moltissimi epigrammi del tempo, le statue, i giardini, i vasi, ma le specie arboree e la ricchezza di questo giardino, che ha soltanto delle piante, un viridarium. E questo, secondo me, porta l'attenzione su un aspetto interessante, che poi si ricongiunge alle ricerche che da anni fa Antonio Rigo, cioè un vescovo greco in un giardino di statue rinascimentali, lo vediamo poco, di statue umanistiche. Un vescovo greco, secondo me, è molto interessante perché viene in Italia, diventa cardinale romano, ma conserva la sua spiritualità bizantina. Tutta questa spasmodica raccolta di oggetti di gusto e di fattura greca è semplicemente per il suo uso liturgico, cioè sono oggetti d'uso, come esistono in infiniti inventari e tantissimi cardinali, anche latini, li avevano. E in più poi ci sono le collezioni, quindi c'è una raccolta, diciamo, involontaria, nel senso che molti oggetti confluiscono nella proprietà di questa persona. Se avesse avuto inclinazioni umanistiche nel senso del collezionista, beh,
diciamo, su Bessarione sappiamo abbastanza tutto, no? Sappiamo che non aveva soldi, che era perennemente in affanno economico, questo ce lo dice Perotti, traspare dal testamento. Quindi, diciamo, io non parlerei di una collezione, ma parlerei delle raccolte liturgiche, della raccolta libraria, di quello che ha messo insieme, fermo tenendo questo orientamento assolutamente refrattario del prelato greco, che viene e sembra proprio, più lo si conosce, più lo si capisce, totalmente estraneo alle seduzioni, diciamo, dell'ambiente umanistico, almeno sotto questo profilo. Diciamo, l'immagine che io mi sono fatto, quindi, diciamo, vedendo quello che lei presentava, anche queste icone che la presa Maltesu giustamente ha ricordato, state portate da Anna Notaras in fuga nel 1453, si ferma a Venezia, non possono neanche essere di contorno alla figura di Bessarione, proprio nulla hanno a che vedere, e molti oggetti, quelli che lei ha fatto vedere di Fonte Avellana, questa è una leggenda molto tarda, tantissimi reliquiari, per esempio il velo di San Michele, eccetera, sono ricondotti a Bessarione perché era un grande nome di prestigio, no? Che si riscopre alla fine del Settecento, e nell'Ottocento si vede attaccare una quantità di oggetti che nulla avevano a che fare con lui, cioè questo altarolo non può essere suo, no? Faceva notare giustamente qualcuno nel pubblico che ha un agnello al centro, difficilmente è un altare greco. Allora, questo così in generale come disagio mio, ecco, prego. L'idea era proprio quella in realtà di proporre la specificità di questa collezione, diciamo tra virgolette, in qualche modo di questa raccolta. E soprattutto l'ho premesso all'inizio il ruolo in qualche modo del personaggio, no? Che proprio come lei ha giustamente sottolineato, ha questo ruolo di diffusore, di raccoglitore, in qualche modo di catalizzatore di oggetti e poi di diffusore attraverso, attraverso appunto i doni, attraverso i lasciti, eccetera. L'idea era quello di invece mostrare in qualche modo qualche tentazione, tra virgolette, si può logicamente non essere d'accordo, però di leggere questa sua soggiorno romano, questa sua, diciamo, soggiorno continuato nel tempo appunto a Roma, leggerlo appunto in questa chiave, cioè l'avvicinamento in qualche modo ai cardinali, ai personaggi comunque che egli così, frequenta probabilmente, che egli sono quindi contemporanei. Quindi l'idea era quello di accostarlo, ma per rilevarne in realtà tutte le differenze, mi sembra insomma di averlo sottolineato ampiamente, per rilevarne tutte le differenze con Prospero Colonna, con tutti gli altri. È molto diverso il collezionismo di Bessarione da quello di Prospero Colonna, è molto diverso da quello di Pietro Barbo, quindi penso di averlo sottolineato. Ripeto, l'idea era quello di comunque vive a Roma, comunque diciamo così ha in comune con la città, diciamo, alcune frequentazioni e alcuni modelli culturali. Forse, a mio parere, ne è in qualche modo tentato, ne è in qualche modo, si avvicina in qualche modo, senza portare però a termine, in realtà senza compiere il salto, diciamo così, di qualità che lo farebbe annoverare tra i collezionisti romani del 400, di cui ho sottolineato più volte la scarsità delle fonti non ci aiuta. L'avremmo saputo se avesse avuto logicamente, ma lo ripeto, ho sottolineato più volte, e quello che ho cercato di mettere in evidenza è proprio questo suo carattere di originalità, in qualche modo di specificità. Quindi era questo che volevo sottolineare, insomma. Altre domande anche su tutto quello che è stato detto fino ad ora? Ora stanchezza prende il sopravvento. Prego, con la rete. Anzi, sì, relatore tra relatore. Non sei solo l'oggetto del tiro a segno, puoi essere. No, devo sapere se potevo sparare anch'io. Ma sì, ma io, con garbo, ma... Tra le infinite novità di queste giornate molto belle e molto ben organizzate, ho visto che diciamo, quello che emerge naturalmente è quello che è dato da un linguaggio oggettivo, quello delle parole, cioè l'interpretazione di tutte queste iscrizioni straordinariamente interessante. Il dato delle immagini naturalmente è meno, come dire, univoco,
è più equivoco. Però vedendo le belle, i bei particolari che ha proiettato la signora Campbell sul, del dipinto di Londra, volevo rilevare che ci sono queste bellissime fascette che separano le scene, assomigliano tantissimo alle fascette di una delle legature che abbiamo visto e quindi ci dimostrano che c'era un ornato orafo bizantino, è tipico questo ornamento, diciamo, con ovali, pietre ovali o rettangolari alternate a doppie perle, questo è tipico dal VI secolo proprio. E questo mi sembrava molto interessante perché c'è una questione su di quando sono questi ornamenti, per lo storico dell'oreficeria piuttosto terrificante. Allora, e l'altro punto che volevo dire è, sempre nelle immagini che lei ha proiettato, mi sembra di avere visto che le famose lettere dentro i tondi sono oro su argento, cioè non hanno smalto. Quelle lettere, si può riproiettare qualcosa? Perché questo sarebbe qualche cosa di estremamente interessante per le scoperte che hanno fatto i restauratori. E su questo devo fare una piccola aggiunta. Allora, il Perotti nominato è un personaggio che può entrare qui dentro, perché lui attesta per la prima volta in ambito latino l'uso di encausto per indicare lo smalto vitreo. Questa è una storia che io ho ricostruito tanti anni fa. Questo, l'uso della parola encausto per indicare lo smalto vitreo. E sapeva... Ecco. No, più avanti forse. Più avanti si vedeva la croce. Ecco, si vede bene che sono su fondo bianco le lettere. Nella croce non stanno su un fondo verde, ma sembrano risparmiate, dorate in oro su un fondo bianco di argento. Non so se riesco a spiegarvi. Secondo me questo è interessante. Beh, ritorno al Perotti. Cioè lui usa la parola encauston per indicare lo smalto vitreo, cosa non possibile, perché sapeva da Plinio che l'encausto invece aveva dentro cera. Era una pittura fatta diluendo i pigmenti nella cera, quindi una pittura data con la spatola o col pennello. E questa è la vendetta degli storici dell'arte con i restauratori. Voglio dire che abbiamo degli illustri antecedenti. Io credo che lui fosse veramente lì un filologo, cioè coglieva l'origine di encaio, bruciare dentro, e collegava non tanto con la materia quanto con la tecnica, cioè con l'uso del fuoco. Questo qualche cosa del genere avviene anche nelle fonti bizantine, mi sono reso conto, perché si usa certe volte encausto per il miello, nelle fonti medievali bizantine. Io vorrei vedere... Non mi ricorderei, mi sono occupato di questi di fonti di questo tipo quando ho pubblicato il lavoro sugli inchiostri. Naturalmente ho un po' quadrato anche l'ambito, ma non, io dico, non personalmente, per il momento qui, senza informarmi più approfonditamente, non potrei affermarlo. No, non ho detto che non esistono, certo. Ma per il momento, perché si è rivolto proprio a un bizantinista come me, lì ci sono anche altri bizantinisti, ma io non potrei affermarlo. Forse non escluderei, però non posso affermarlo. La professoressa Matteso, scusate. Vorrei chiedere sul termine tipoteca.
Questo termine cosa significa? Cioè la teca dove si conserva la pezzi di Santa Croce. In quali testi del 400, del 500 incontriamo questo termine? Tipo teca. Anche io mi sono meravigliato un po' di questo. Sì. Grazie per questa domanda. Questo è un neologismo che ho usato solamente di fare la differenza tra la Stavrotichi di Bessarione e il tipus della croce. Quindi volevo fare la differenza tra un contenitore che ha delle energie dell'Ipsana, e questo è la Stavrotichi, e tipus che non ha delle energie, è solamente la figura della croce. Quindi all'inizio del testo ho detto che questo è un neologismo che lo uso solamente di fare questa differenza. Veramente non c'è, ma è importante di vedere la differenza tra energia e senza energia. È come la forma bizantina, con la sua materialità del mosaico e del emailo, sì, certo, del smalto, per questo fa la presenza del modo fenomenologico. E forse dal punto di vista della bizantinista ci sono delle parole per smalto. Hemefti è molto importante. E encausto ha una doppia usanza nei fonti bizantini. Uno è del, si dice ribalzo, repoussé, sbalzo, mi dispiace, sbalzo, e l'altro è smalto. Ma tutte e due si incontrano, e per questo deve essere sempre la sensibilità in quale contesto si usa la parola. Ma siccome sono qui, vorrei dire che mi è colpito molto la possibilità che Bessarione ha una sensitività di collezionare gli oggetti che hanno una presenza fenomenale, come la micromosaico, come il micromosaico e la filigrana. Sono ancora altre domande? Prima naturalmente. Sì. Approfitto presenza di tanti studiosi specialisti della storia dell'oreficeria, se si siete mai incontrati uno finto smalto fatto in resina piuttosto che in proprio vero smalto vetroso. Oui, il y a effectivement, enfin, il y a une œuvre qui est conservée à Vatopédi qu'on connaît bien, qui est l'icône de Saint Démétrios avec un cadre qui est attribuable au milieu peut-être du XIVe siècle, et où on a un effet d'émail enlevé, mais il n'est pas certain que ce soit de l'émail. Cela dit, je l'ai vu, mais il n'y a pas eu d'analyse, donc il faudrait voir avec des restaurateurs. Mais il y a quelques cas où on a l'impression que l'imitation de l'émail enlevé sur fond d'argent travaillé soit à la matrice au départ, soit éventuellement enfoncé, ça peut être de l'émail, hein, c'est certain pour certaines pièces, d'autres on a l'impression que c'est effectivement du faux émail. Mais là il faudrait avoir des restaurateurs et des instruments scientifiques dont on ne dispose pas toujours quand on voit les objets. Altre domande, altri interventi? Ancora una altra risposta alla domanda di Antonio Rigo. Tessalonica è stata assediata nel 1387 dai turchi, è preso in possesso fino a 1402. Manuele Despota, come l'ha già detto
ha lasciato e fuggito, e probabilmente anche Antonio arcivescovo. E questa sarebbe stata una possibilità concreta per il trasporto di una di un oggetto così importante e anche prezioso dal punto di vista del valore non soltanto simbolico per l'iscrizione, ma anche il valore d'oro, e questa sarebbe stata un'occasione di portare l'oggetto a Costantinopoli, un'occasione anche cronologicamente che andrebbe ancora bene con la cronologia, con la datazione delle icone, delle tavole di cui abbiamo sentito ieri. Vedo la mano del professor Klein, e poi ancora un'altra domanda ai restauratori, ai due che ci sono ancora rimasti. Perhaps less a question than an observation that goes into the direction of looking at Manuel. We haven't focused on the fact that apart from the cross, we also have the fragments of the purple tunic. And it's Manuel in 1402 who is cutting up the purple tunic of Christ and sending pieces to the West in advance of his embassy mm-hmm. to the West. So I wouldn't exclude this entirely, that there is a connection with Manuel that has to do with a relic and with a cross mm-hmm. that is either transferred or that leads in some way to the relics of the cross and the relics of the purple tunic being together presented in this reliquary. So mm-hmm. I think we should keep that in mind also for the date. We have this unresolvable problem of the dates of a mid-14th century and the panel paintings that might be 1400 or slightly later. So there are aspects that might lead us to looking into this work of art as a composite work of art. And so I just wanted to reiterate that. Merci. Pour aller dans le sens de ce que dit Holger, c'est vrai qu'on est un peu étonné. Enfin, le problème des filigranes reste entier. Enfin, on en a discuté avec Mme Musselman hier, Antje Musselman. Et d'autre part, il y a quand même les deux petites représentations de Constantin et Hélène sous plaque de verre avec des inscriptions. Enfin, c'est vrai que c'est un problème très complexe et je partage ce sentiment. Ora, volevi forse intervenire? Volevo dire solo una cosa, che le vesti di Cristo e le reliquie orientali sembrano avere una certa fortuna in Italia, perché c'è questo frammento della tunica di porpora di Cristo della Passione. Poi c'è a Cortona il famoso frammento della veste che Cristo avrebbe avuto quando è stato toccato dall'emorroissa. Poi molto presto, o nel 53 o nel 54, un documento fiorentino che ricorda un frammento della veste. Allora, tutto questo è straordinariamente interessante per il discorso anche del simbolo di queste reliquie, la valenza simbolica oltre che la valenza, come dire, in qualche modo oggettiva per i contemporanei della reliquia, perché la veste è anche la chiesa di Cristo e la rottura della veste, come dire, è allusiva a questa rottura della cristianità che si deve ricongiungere. Quindi in questo il famoso Gregorio Mammas, che non è Mammas, abbiamo saputo, ma insomma chiamiamo in questo modo, Gregorio Mammas entra sempre in questa storia. Insomma, i contatti sono anche attraverso di lui. Volevo qualche precisazione, se è possibile. Se necessario.
dare una risposta, ma questo Gregorio, io preferisco Gregorio III da evitare questi problemi. Gregorio III ha portato a Roma, come accennato ieri, un'altra tipo di stauroteca che proprio conteneva pezzi della tunica di Cristo, e quella che dopo Nicolao V, il Papa, ha dato subito al Vescovo Giacomo di Perugia. Anche qui incontra la tunica, soltanto da sottolineare quello che disse lei, che la tunica ha avuto una certa fortuna in Italia, questo è un altro, e su questa tunica e anche un po' sulla fortuna della tunica. C'è un articolo che ieri non ho menzionato del Cucoros, Michele Cucoros, negli scritti in memoria di Economides, un grandissimo articolo su Gregorio e questa stauroteca in cui non si trova la parte di una croce, ma solo parte della tunica Cristi. Cacuros, scusate, Cacuros, sì, ho cercato un po' il nome, scusate. Ma se non ci sono... Sì. Ai due restauratori che sono rimasti, che adesso devono rispondere per tutto il gruppo, perché è una domanda che è abbastanza generale, naturalmente la tipica domanda di un storico o di un filologo come lo sono. L'abbiamo sentito ieri, relazioni per me interessantissime, perché è stato un argomento completamente fuori delle mie competenze, ma ho studiato chimica per esempio al liceo. È la domanda, il problema che esiste sempre quando leggo o sento relazioni di restauratori di questa specialità. Mi manca l'applicazione. Io mi spiego teoricamente, l'applicazione cronologica di questi risultati. Io, se ho sentito bene, se ho potevo seguire bene le relazioni, questa non è una critica, in nessuna maniera una critica, ma quello che mi mancava era una applicazione cronologica. Tale fenomeno è applicabile, diciamo, alla seconda metà del XIV o all'inizio del XV secolo. Forse potete... Allora lo dite chiaramente, sì, perché mi mancava una conferma cronologica che quello che troviamo eventualmente nei documenti o che risulta, per esempio, da fenomeni stilistici, in che senso sarà confermato dagli risultati chimici, fisici, dalla radiografia, se possibile. Questo rapporto o contatto tra risultati dei restauri e risultati della stilistica, della ricerca storica e filologica, questo mi manca. Non direi che mi è mancato ieri, mi manca sempre quando leggo queste relazioni. Chi rappresenta la categoria in questo caso? È difficile rappresentare questa categoria, perché quello che chiede il professor Schreiner manca anche a noi.
soprattutto su questo tipo di materiali. I metalli non sono una materia identificabile come cronologia per produzione, perché per datare alcune cose bisogna mettere insieme tutta una serie di dati che dipendono dal tipo di lavorazione, dagli strumenti e che si accompagnano con l'analisi stilistica, ma non sono databili scientificamente. Nel senso, si può fare un'analisi che ci dice la composizione della lega, ma non di che epoca sono con certezza. Sono materiali che possono essere riutilizzati, tagliati, saldati, assemblati in momenti diversi, e la lettura nostra come restauratori è solo una lettura di segni tecnici proprio, che però spesso possono essere alterati dalla storia dell'oggetto. Per cui questo per quanto riguarda soprattutto i metalli. In queste cose non è estremamente difficile avere un dato scientifico che dica: prima di questo momento questa sostanza, questo materiale non veniva usato e dopo questo momento sì. E questo rende ancora più complicato fare un'analisi tecnica che si accompagni con una datazione. Questo manufatto poi è così complesso che ha stupito noi e continua a lasciarci delle grosse incognite, perché quando abbiamo cominciato a studiarlo, per esempio le decorazioni a smalto, eravamo veramente convinti che fossero degli smalti vitrei, sia quelle blu, per la ottima qualità con cui sono fatti. Abbiamo cominciato a dubitare che fossero dei vetri, cioè degli smalti vitrei, quando durante lo smontaggio abbiamo visto i bordi che erano scoloriti. Abbiamo avuto la quasi certezza che c'era qualcosa che non andava quando abbiamo dovuto trovare il materiale con cui fare i consolidamenti e le fermature prima del trasporto, subito dopo lo smontaggio. E gli smalti verdi rappresentano ancora una cosa diversa rispetto a quelli blu, perché quando abbiamo avuto in mano la croce eravamo ancora convinti che fossero degli smalti vitrei. Le analisi che però sono state fatte su dei frammenti staccati, non è estremamente difficile campionare in modo cercando un campione significativo su dei materiali così piccoli e così rovinati, per cui le analisi sono state fatte su frammenti già staccati, non abbiamo preso niente dall'oggetto. Ci credo. E quell'analisi sugli smalti verdi fa vedere che comunque sono diversi come fattura dai finti smalti blu. Per cui questo lascia aperto una grande problema di attribuzione su queste decorazioni, anche vedendo il dipinto di Bellini, che non ha non c'è nessuna traccia di questa decorazione verde, ha il fondo chiaro, però potrebbe essere non riusciamo a capire come fosse fatta in realtà quella croce. Il fatto che siano dei castoni staccati dalla lamina, come diceva Mari ieri, fa sembrare strano che intenzionalmente volessero essere delle decorazioni dipinte, perché non c'era nessun bisogno tecnico di avere un castone separato dalla lamina filigranata, cosa che invece avrebbe avuto senso se avesse avuto una decorazione a smalto. Per cui ci sono tutta una serie di cose che bisognerà cercare di mettere insieme con i dati che sono venuti fuori anche con queste giornate di studio, che potranno essere molto interessanti. Bene, direi che la categoria è uscita incolume. Volevo
un ultimo intervento. Posso aggiungere qualcosa per quello che ha detto Serena? Perfettamente ragione, è difficile stabilire l'epoca di manomissioni. Comunque qualcosa abbiamo notato, possiamo attribuire all'intervento settecentesco, dopo la metà del Settecento, altre più nascoste, io penserei molto prima, non appartiene al momento di realizzazione, ma nemmeno metà del Settecento. Questo, ci sono veramente, quelle, vi ricordate le sardature delle bracche blu di fatto di Etol, ma è un'aggiunta molto difficile tecnicamente, perché la lastra così fine, fare una bella sardatura che non era visibile attraverso il microscopio sotto lo smalto, è una trasformazione effettuata con grandissimo cura e rispetto. E anche i bordi, bordo del croce filigranata, quella dorata, ci sono qualche tratti che compensano la mancanza che non avevano previsto all'inizio subito la lunghezza necessaria. E questo dimostra comunque una manomissione, però non sappiamo quando può essere stato effettuato. Allora dico io due cose. Se non c'è qualcuno. Ah sì, la dottoressa Katsidaki. Voilà. Pour répondre surtout à la question du professeur pour l'adaptation de la peinture, je crois. Oui, je voudrais poser la question de l'étude des matières utilisées dans les peintures. Et je voudrais me référer à un projet que j'avais commencé il y a plus de 20 ans quand je travaillais au musée byzantin d'Athènes. Et quand on avait les idées, vraiment les projets à long terme, faire une étude des matières utilisées sur les icônes byzantines. J'avais dirigé une équipe de physiciens spécialiste en chimie de l'Université technique d'Athènes, et nous avions fait, bon, ils avaient fait, mais je leur avais indiqué les parties où ils devaient prendre des spécimens, l'étude des matières utilisées sur 13 icônes byzantines du musée byzantin d'Athènes. Les résultats ont été publiés. Alors j'avais expliqué les buts de ce projet, qui était vraiment, vous allez rire maintenant, mais c'était d'organiser une banque de données des matériaux utilisés sur les icônes byzantines. Bien sûr, le projet est tombé à l'eau. Il y a eu une publication en 1990 et depuis, rien, seulement des petites publications isolées pour des exemples précis. Pourtant, ces études nous permettent de voir et de apprécier les matières utilisées. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant et très utile, ce genre de travail, qui bien sûr ne peut pas donner des datations, mais il peut nous offrir des données pour les étapes du travail, pour la complexité des matériaux utilisés, et encore sur la préciosité, disons, de ces matériaux. Et en ce qui concerne la qualité des matériaux, vraiment, je me pose des questions à propos de la storothèque. Par exemple, je n'ai pas vu des traces d'or sur les surfaces examinées. Peut-être qu'il existe, mais on n'a pas trouvé. Je n'ai pas vu des traces de bolo. C'est une matière utilisée pour faire coller la feuille d'or sur la planche de bois. Et encore, pour l'utilisation du bleu, on a une petite expérience que sur les icônes byzantines, quelques icônes byzantines, comme la crucifixion du musée byzantin du XIVe siècle que je vous ai montré hier, ils ont utilisé pour le bleu le lapis lazuli, qui est une matière vraiment précieuse, et on la trouve rarement sur les icônes. On connaît l'emploi du lapis lazuli aussi sur les fresques. J'évoque l'exemple de Tokale qui lissait en Cappadoce. Mais ici, le lapis lazuli, il est très dilué, si j'ai bien compris,
dans les trouvailles. Et ça, c'est un peu étonnant. Je m'attendais à trouver du lapis lazuli sur le bleu. Par contre, le bleu a été oxydé en bleu noir, ce qui arrive quand ils utilisent le bleu indigo et pas le lapis lazuli. Mais je n'ai pas entendu dire l'emploi de l'indigo. Peut-être que je n'ai pas fait ça, ça m'a échappé. Et par contre, j'ai entendu parler de bleu cobalt, qui pour le moment je ne le connais pas sur les icônes. Et je me demandais si on sait la date de l'apparition de cette couleur. Voilà, c'était ces remarques que je voulais faire. Klein. Professeur Klein, non? No, volevo rispondere solo, je voudrais dire seulement ça à Madame Katsidaki, que hier il y a eu une analyse de couleur de la part de Monsieur Lanterna, et le problème c'est qu'il n'avait pas fait une lecture historique de couleurs, mais de la liste des couleurs c'était, si vous voulez, un peu banal. Et j'attendais quelque chose en plus. Il y avait des ocres, des vermiglions, des biaca, et ça, c'est très normal, tout à fait. Mais il y avait un peu d'or. Il a dit qu'il a trouvé avec cette mode d'analyse très particulier qui font en Polonie, il a pu isoler deux strati d'or, une plus ancienne et aussi. J'ai compris ça, mais c'est vrai que la relation de M. Lanterna, c'était d'un point de vue historique un peu argumenté. Alors il faut travailler sur les résultats et y penser mieux. Plus développer les résultats. Oui. Y penser, réfléchir un peu plus. Yeah, I wanted to continue the conversation, in fact, and ask the conservators whether there's any possibility that you have thought about with the blue background in the Bellini painting. So what bothers me particularly is the fact that if you look at the Bellini painting, you can see that the red background in the recess for the cross is depicted. I don't know if we can call it up there, the Bellini. The problem is the Bellini was blue, the back or the ground was blue. Well, that is exactly the problem. Because if we can just have the image for the actual object, not just the Bessarione. Posso rispondere da parte della National Gallery. Il dipinto di Bellini non era in buona condizione, era in collezione buona per un'opera del XV secolo, ma ci sono molti problemi con le vernici molto spesso e anche le parti rovinate. E anche noi non abbiamo fatto un'indagine tecnica del quadro, e questo è molto importante, e non voglio ipotizzare sulle condizioni, sulle anche le materiali, senza un'indagine completa. This is the next step. Sì, questo è la fase. This is the necessary step for sì, that. Sì. But I would not even doubt in Venice. But I would not even doubt, and sure, one has to observe the, one has to make the analysis of the painting in the National Gallery. But if you look very carefully, the upper parts of the horizontal cross arms, if you go to details, you can see that there is in fact a red strip that you see. And that is unlikely an invention, because what we saw when the reliquary was opened is that the recess is painted red.
Yeah, this cross can only be taken out if there is a space for the cross to be taken out. So what Bellini depicts is in fact the space that would allow the cross to be taken out, and that shows the background of the recess being red. Now, the problem is that when we took the plaquettes off that have the finti smalti, there is no painting. There is pure wood, and there are the holes for the nails that are untouched. So what is my problem is that let's assume that what the Bellini painting shows is some kind of a background that is whatever it is, but it is blue. It is given blue here. It must not have been a background that is painted on the wood proper, because there is no trace of that if you look at the object as you uncovered it. So what could it have been? There are no additional nail holes that would allow us to presuppose that there was a revetment of kinds or a silver painted blue background. So I'm a little puzzled by that because I would have expected that Bellini's record of this background is in some way verifiable, and it is not. All we see is that there is the false enamel with the flower motifs or the star motifs in gold, and I'm wondering whether there is any other possibility of a background that has been attached. Bene, credo che le verifiche, le discussioni possano continuare anche a tavola. E intanto chiederei al dottor Ceriana se vuole aggiungere qualcosa in generale. Allora, vorrei a questo primo, diciamo, traguardo, perché oggi si parlerà soprattutto della sala dell'albergo, per cui in qualche modo la parte del convegno strettamente incentrata su la Stauroteca e Bessarione in qualche modo finisce stamattina. E vorrei anche personalmente, come direttore delle gallerie dove è conservato l'oggetto, ringraziare tutti quanti per l'impegno, devo dire abbastanza straordinario. E voi avete, come tutti noi abbiamo, esperienze di convegni, ma credo che di convegni lunghi, corti, brevi, eccetera, credo che tutti quanti concorderete che è raro trovare un convegno con tanti elementi di novità, tanti studi nuovi, tanti dati sia dal punto di vista tecnico che storico che interpretativo che sono venuti fuori, tutti intorno a un oggetto, al suo possessore, al suo donatore, alla sede in cui è arrivato. Ecco, da un certo punto di vista mi sembra, e di questo ringrazio tutti quanti, in primis appunto Peter Schreiner e Valeria Poletto, mi sembra che da questo punto di vista sia un convegno esemplare, cioè su come si deve veramente studiare con delle competenze interdisciplinari un oggetto così complesso e storicamente stratificato. Adesso il professor Ortalli mi ricorda che possiamo finalmente prendere un attimo di respiro e mangiare qualcosa. Prima però di alzarci e di disperderci, vorrei annunciare che appunto ci ritroviamo poi alle 16 alle gallerie dell'Accademia e dire solo due parole, poi naturalmente ci sarà modo di parlarne più avanti, degli atti. Noi vorremmo, le istituzioni che sono coinvolte sono fermamente intenzionate a pubblicare degli atti che mi sembra che avranno un'importanza e un'utilità straordinaria per la quantità appunto dei dati che dicevo prima. L'opificio farà molto probabilmente un quaderno della sua serie con
una illustrazione ampia e con anche hanno bisogno di tabelle, illustrazioni, eccetera, del loro lavoro. E diciamo a noi, Galleria dell'Accademia, scusate se mi metto per primo, non è per maleducazione, ma per come possessore dell'oggetto e come responsabilità dell'oggetto, insieme all'Istituto Veneto, all'Istituto Ellenico, all'Istituto Tedesco, avremo la necessità di trovare le risorse per questi atti. Non credo che sia impossibile, credo che siano anche risorse abbastanza ragionevoli e penso che potrebbe tranquillamente uscire nella collana dell'Istituto Veneto, che è una collana molto prestigiosa di pubblicazioni scientifiche, che hanno anche una diffusione molto notevole. E, insomma, penso che così di queste giornate resterà anche un ricordo concreto e soprattutto un aiuto agli studi futuri. Grazie. Sì, questo è un auspicio, naturalmente un auspicio relativamente alla pubblicazione, credo che arriveremo in fondo, naturalmente bisognerà studiare il quadro in cui collocarlo. Per il momento, a nome della Presidenza dell'Istituto Veneto, voglio ringraziare per essere venuti qua, per averci consentito di collaborare, sperando di continuare in questa collaborazione come è stato in passato e come sarà sicuramente in futuro. L'appuntamento per tutti voi al pomeriggio vi è già stato detto, alle 15.15 c'è quell'anticipazione in Marciana e resta il pranzo per i relatori e gli organizzatori. Complimenti e grazie.